Siamo della stessa etichetta discografica, con la differenza che la mia è italiana, la sua è svizzera. Ci siamo. Puoi spiegare tu se vuoi. Ma era così che hanno avuto l'idea di fare questo duetto, duetto, mi scusa, Duetto. perché hanno pensato che i nostri voci sono perfetti insieme e dopo. Insieme. Insieme si dice? Insieme. No, E sbaglio! invece parli molto bene l'italiano, considerando che sta da un mese. Ma è difficile. Allora, sì, hanno pensato questo, dopo abbiamo sentito nostre canzoni, io ho sentito per esempio forse come Fino a Tre, la nostra canzone, e ho pensato che a me piaceva tantissimo anche sua voce, ha una voce molto, dico, grande, Grazie. molto, non appassionata, se non si può dire. Passionale, grazie. Nazionale, sì. Raccontiamo in senso ironico, un po' ironico, il tradimento, cioè due ragazzi che si prendono un po' in giro sotto il punto di vista sentimentale, quindi si tradiscono, si raccontano bugie, diciamo che non è una storia abbastanza comune. Però noi raccontiamo quello che in realtà spesso e volentieri capita. Prego. Poi lei è molto simpatica, carina, si distrae spesso, però quando si impegna rende. Poi ha una bella voce, molto sensuale, molto questa tipologia country folk che è particolarmente Tinkabell. 14 giugno esce il mio EP che si intitola Fino a 3, preso, cioè, viene il titolo a, prende il titolo dal singolo, e mentre esce Highway, l'album di Tinkabell. Allo stesso Il mio giorno. album è arrangiato e prodotto da Nicolò Fragile, che saluto, Nicola. Sì. e all'interno dell'EP c'è un brano scritto da Edoardo Bennato. Tra l'altro suona anche l'armonica, quindi ho avuto il piacere e l'onore di avere un grande artista, quindi una grande collaborazione. Poi c'è un pezzo scritto a quattro mani con Mario Nunziante, l'altro cantautore della mia edizione di Amici, che tra l'altro è anche il mio coinquilino. E la canzone è scritta tra l'altro per una dolce creatura che nascerà a novembre. E poi c'è un brano che si intitola Cosa sei per me, che aveva propinato Alex Baroni, quindi ho avuto anche il piacere di ascoltare innanzitutto il pezzo cantato da lui, ma poi di poter avere un brano che molto probabilmente avrebbe avuto lui nel disco. No, noi abbiamo già Cominciamo già cominciamo adesso. già a fare sia serate, lei sarà ospite ai concerti in Italia miei, io sarò ospite ai suoi concerti in Svizzera.